Cordella, direttore artistico della formazione classica Soap Opera Dream. Questa sera ci siamo esibiti nella parrocchia di Pian di Rose, Santa Maria del Rosario, con un repertorio prettamente natalizio e anche dedicato a Maria. La nostra formazione è composta da soprano, la sottoscritta, tenore, Alessandro Moccia, qui. Buonasera a tutti. È composta da violino solista, il signor Ferruccio Donaggio, e al pianoforte il maestro Riccardo Maria Ricci. E come, cosa dire, è stata una bellissima serata, quasi inaspettata, una chiesa gremita di gente, una serata sponsorizzata e proprio dal cuore, grazie al nostro farmacista di Sant'Ippolito, Italo Battisti, il quale ha voluto regalare alla sua diciamo clientele, al popolo di Pian di Rose, Sant'Ippolito e Reforzate, questo concerto come chiusura e festività natalizie. Sono molto vicini alla gente. Perché? Perché noi siamo cantanti lirici, cantanti classici, ma scegliamo con cura il repertorio col quale decidiamo di esibirci. Il nostro è un repertorio che tocca il cuore della gente, non per questo deve essere sminuito oppure alleggerito, no, non per questo, non è vero. In genere le prime parti, i primi tempi del repertorio sono sempre operistici, con duetti operistici, si passa dal verismo di Leoncavallo, Mascagni, Puccini, al bel canto di Bellini, Donizetti, attraversando poi per Verdi e i nostri più validi compositori italiani, fino ad arrivare a un secondo tempo dove alleggeriamo un pochino le tematiche e vengono riproposti evergreen da sempre sull'onda, come Granada o Sole Mio, Parlami d'amore Mariù, che saranno anche quest'anno, faranno parte del nostro calendario estivo 2019. E facciamo anche dare una spiegazione ancora più tecnica dal mio collega Alessandro Moccia, tenore pesarese. Prego Alessandro. Grazie alla collega, penso che sia stata già esaudiente, diciamo largamente esaudiente, quindi non mi dilungherò, nel senso che, come diceva la collega giustamente, il repertorio operistico, che è quello che più oggi è difficile da proporre, in quanto c'è un monopolio un po' di quella che è la lirica ed è stata nella storia, e spero che non venga più monopolizzata come sta accadendo in certi casi, ma noi facciamo parte di quel gruppo che non vogliamo monopolizzare l'opera, ma vogliamo valorizzarla senza dargli valori aggiunti, perché l'opera non ha bisogno di valori aggiunti, ma solo delle voci e della musica dei compositori, che prima appunto diceva la collega. Arrivare alla gente, questo penso che sia stato dimostrato non da noi, ma dalla presenza del pubblico, dalla partecipazione del pubblico e dal calore, devo dire sempre molto numerosi, il pubblico è sempre molto numeroso, perché io sono dell'idea che il pubblico ha sete di cultura, ha sete di emozioni e ha sete di vivere momenti magici e culturali. Io credo che noi in parte ci stiamo riuscendo, speriamo sempre di riuscire con umiltà, con abnegazione, con sforzo, con amore, con tutto quello che ci si può mettere, e che sicuramente con la collega sempre abbiamo e continuiamo a dare. Questo io. Grazie a voi. Per quanto riguarda i nostri prossimi impegni, il calendario stiamo già facendo luce su alcune date. Partiremo sicuramente da maggio con le festività per il mese di maggio alla Madonna, e proseguiremo fino alla fine di settembre, quindi vi terremo, se volete, aggiornati circa il nostro calendario. Thank you.
vi auguro un buon anno a partire dal 6 di gennaio, che per noi l'anno nuovo inizia oggi. Grazie.